E ciao a tutti ragazzi, io sono Axel e oggi sono qui a presentarvi questo nuovo video che ragazzi è un video importantissimo. Poiché infatti, dopo aver letto una marea di commenti di gente che mi chiedeva infatti di fare video sulla compravendita di FIFA 16, ho detto eh no, un video dobbiamo portarglielo e dunque dopo essermi messo d'impegno, eccoci qui a presentarvelo. Prima di iniziare però vi volevo dire tre cose abbastanza importanti. Innanzitutto vi volevo chiedere di lasciare un bel mi piace, cerchiamo infatti di superare i 2500 anche perché comunque questo è un video abbastanza importante ed utile a mio parere. Secondariamente vi volevo dire un paio di concetti, di idee che dovete mettervi in testa prima di iniziare a fare compravendita su questo FIFA, perché infatti innanzitutto ragazzi, detto da un veterano, poiché infatti io pratico compravendita, se possiamo così dire, da FIFA 12, vi posso assicurare che fare compravendita su questo FIFA è diventato un qualcosa di veramente difficile. Perché? Secondo me i motivi sono due. Innanzitutto per i price range, infatti con questa nuova introduzione, se possiamo così definirla, è diventato praticamente impossibile fare dei mega acquistoni. In che senso? Riuscire a comprare giocatori che magari costano un macello a prezzi relativamente bassi. E questa è una cosa che secondo me ha veramente sballato il mercato, perché se vi ricordate negli anni passati io cosa facevo all'inizio di ogni FIFA? Puntavo soprattutto su quei giocatori oro non rari che magari venivano venduti a 300, 350 per poi rivenderli magari ad un prezzo che si aggirava intorno ai 1000 crediti o così via. E cos'è successo? Da quest'anno FIFA, introducendo i price range, ha tolto la possibilità di far partire questi giocatori oro non rari a 150 e farli partire direttamente da 300. E se ci pensate, questa è veramente una vacca. E quindi ha eliminato, se possiamo così dire, uno dei metodi più proficui che venivano utilizzati negli anni passati. Individuo invece come seconda causa di questa alta difficoltà di fare crediti a inizio gioco quella degli utenti, poiché infatti gli utenti che utilizzano FIFA sono cresciuti a dismisura in questi ultimi anni. Quindi essendoci tanti giocatori, molti vogliono aggiudicarsi una stessa carta e dunque è difficile prendere dei certi giocatori ad un prezzo relativamente basso. Tutto qui. Detto questo ragazzi, direi subito di iniziare. Allora ragazzi, in questo video vi andrò a proporre quelli che sono i due metodi che più sto utilizzando in questo periodo, ma che in realtà sono molto simili, semplicemente per il fatto che si basano sullo stesso principio. Il metodo numero uno è quello relativo all'utilizzo di giocatori oro, che infatti andrò a cercare seguendo un determinato metodo di ricerca sul mercato e andrò in seguito a puntarci. In che senso? Vado, come potete ben vedere, a mettere come prezzo minimo quello di 1000 e come prezzo massimo quello di 2000. Una volta fatto ciò, io vado a cliccare su cerca e mi appunto usciranno tutti questi giocatori il cui prezzo si aggira intorno a 1000 e 2000. Una volta fatto ciò, entrerete in gioco voi, dovrete appunto puntare su un giocatore in base magari all'overall oppure alla velocità e andare a cercare il prezzo di questo giocatore. In questo caso io stavo seguendo Kolo Touré. Ero infatti andato a vedere qual era il suo prezzo medio andando a cercarlo senza criteri. Successivamente sono andato a cercare il suo prezzo compra ora massimo, ma in realtà minimo. E una volta fatto ciò sono andato a cercarlo all'asta, mettendo infatti nel prezzo massimo un prezzo che magari si aggirava 200 in meno rispetto a quello che ora il prezzo compra ora massimo ma minimo, per poi andare ad aggiudicarmelo in seguito. Ovviamente c'è anche da dire che se voi avete più crediti a disposizione potete anche alzare questi criteri mettendo magari come prezzo iniziale 1500 e prezzo finale 2500 oppure ancora di più, dipende appunto da quanto disponete di budget, se possiamo così dire. Successivamente vi volevo dire che in genere voi potete puntare su un qualsiasi giocatore, non ce ne sono di specifici. Infatti non vi consiglio di puntare su quelli su cui sto puntando io, poiché magari molte persone ci stanno già puntando oppure no, però appunto questo lo deciderete voi. E niente ragazzi, questo qua era in poche parole quello che secondo me era uno dei metodi più efficaci. Dovete però, come ho già detto, mettervi in testa che ultimamente fare compravendita è davvero difficile e quindi molte volte può anche capitare che la gente vi rialzi le vostre aste. Dovete solo avere pazienza. Detto ciò, direi di passare per il secondo metodo. In cosa consiste questo secondo metodo? Innanzitutto è relativo all'utilizzo non più di giocatori oro bensì d'argento e bronzo. E voi cosa dovrete fare? Innanzitutto potete fare la stessa cosa, ovvero mettere un prezzo minimo, un prezzo massimo e poi andare a scegliere il vostro giocatore. Se no io cosa vi consiglio? Vi posso innanzitutto consigliare di puntare su giocatori della Premier, poiché infatti se si utilizzano squadre bronzo o squadre argento è sui giocatori di questa liga che ci si basa, possiamo così dire. E una volta fatto ciò andrete semplicemente a fare quello che avete già fatto e avete già capito per i giocatori d'oro, ovvero andrete a puntare su un giocatore e andrete appunto a fargli delle offerte. Posso però darvi anche qua dei piccoli consigli, poiché infatti innanzitutto utilizzando giocatori d'argento avete quasi la certezza che molta meno gente li veda. In che senso? Per i giocatori d'oro, come ho già detto, essendoci molta più gente avrete appunto più persone che si vogliono aggiudicare uno stesso giocatore. Però per i giocatori d'argento, quelli magari anche quelli meno conosciuti, non è così. Avrete infatti la possibilità magari di fare quello che io chiamo gli acquisti di massa. In che senso? Andrete a cercare un giocatore e magari troverete 4-5 carte all'asta di quel giocatore. Una volta fatto ciò, voi cosa dovrete fare? Andrete a prendere tutte le carte di quel giocatore e le andrete a mettere all'asta in seguito ad un prezzo che ovviamente deciderete voi. Questo però, mi raccomando, state attenti, non è il price fixing, poiché voi non avete la certezza di avere tutte le carte di quel giocatore. C'è un alto rischio, ma vi posso assicurare che se riuscirete a fare tutto giusto
costa vendere i giocatori a quanto vorrete voi, ci potrete guadagnare davvero un fottio. Secondariamente, per questo metodo sì che ci sono dei giocatori buoni, che infatti si possono utilizzare per fare punto compravendita. Io, se non mi sbaglio, ve ne sto facendo vedere tre, che sono Chamakh, Isgrove del Southampton e Pedro Biang del West Ham. Con questi tre giocatori io mi ci sono trovato benissimo, soprattutto con Isgrove. Però ragazzi, è una cosa soggettiva, io mi ci posso trovare bene, voi no, quindi non lo so. Se volete appunto dei nomi, in questo momento vi do questi tre. E nulla ragazzi, primi consigli che vi volevo dare ve li ho dati, spero che appunto voi riusciate a fare compravendita nel modo migliore possibile. Mi raccomando però, mettetevi in testa, io ormai me ne sono messa da tempo, che innanzitutto bisogna avere tempo per fare compravendita, cosa che io non ho, però dettagli. E secondariamente, in questo FIFA è diventato veramente difficilissimo riuscirci. Detto questo, comunque ragazzi, mi raccomando, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e commentate. Facciamo così, se questo video raggiunge, supera i 3000 mi piace, vi caricherò in un futuro, a breve, un nuovo video relativo alla compravendita. Detto questo, non mi viene da dire, io vi saluto e vi dico potente, pace nel prossimo video, ciao a tutti!